Vi parlerò di Flubaru, un'applicazione che si può integrare nei moduli di Google Drive e che permette di valutare le risposte che gli studenti hanno inviato. Il discorso presuppone che noi abbiamo già compilato un modulo di Google Drive, andando quindi in nuovo altro moduli Google. Il risultato della preparazione che ho fatto del modulo è questa, che adesso vi faccio vedere. Appena si carica, quindi vedete che ho messo un titolo, Prova di filosofia contemporanea, un sottotitolo, La crisi della modernità. Poi ho creato dei campi per il nome, il cognome, la mail, prima di iniziare la compilazione, le domande. Le domande che ho scelto di fare sono a scelta multipla, come potete vedere. Questo è il modulo. Se vado nelle risposte, voi vedete che già i miei studenti hanno risposto alle domande, ho preso quattro studenti campione, associo, quindi creo il foglio di lavoro, creo un nuovo foglio di lavoro, prova di filosofia classe quinta e quindi faccio crea. Come vedete, mi ha creato il foglio di lavoro con gli studenti che hanno risposto al mio questionario e li vedete per nome, vedete la loro mail e le domande a cui hanno risposto. Una cosa preliminare è che adesso mi chiederà, una volta installato Flubaru, che ci sia un campione perfetto con cui misurare le risposte che gli studenti hanno dato nei loro questionari. Vado quindi a compilare il modello perfetto che servirà per comparare quei risultati che vi dicevo. Metto il mio nome. Invio il mio modulo, quello che sarà il mio modulo campione. Vedete che ora è comparso le mie risposte al modulo Laura, quindi antichi@gmail.com. Adesso vado ad associare Flubaru. Vado in componenti aggiuntivi, installa componenti aggiuntivi, adesso dovrebbe caricarsi, scrivo Flubaru, do l'invio, compare anche comunque nella finestra e lo associo. Gratis, mi chiede alcune autorizzazioni, consento. E come vedete ora, tra i componenti aggiuntivi vedete Flubaru. Ora, per poter valutare i risultati dei miei studenti, vado in Grade Assignment.
lui sta lavorando, mi chiede adesso di attribuire i punti per le risposte. Vedete comparire che mi è pure un ipotetico punteggio per il nome, cognome e mail, che naturalmente non vanno valutati, ma servono solo per identificare gli studenti. Quindi, identify student, anche qui metto identify, e anche nella mail metto, pongo identify dalla casella a scelta. Poi mi dice di attribuire dei punti per ogni domanda. I punti vanno da 1, come vedete, a 10. Attribuisco comunque un punto per domanda, mantengo quei punti che mi dà di default, faccio continue. E sono al secondo step in cui mi chiede qual è praticamente il modello con cui dovrà comparare i risultati, e il modello è quello che ho fatto con voi prima, corrisponde al mio nome e cognome e al mio indirizzo Gmail. Continuo. E adesso vedete che a Flubaru mi ha completato il report che avevo richiesto sulle domande esatte degli studenti, e mi ha creato un nuovo foglio, come vedete, un sommario qui nella parte superiore del foglio. Ok, chiudo questo, vado a verificare le risposte e mi dice che due persone non hanno superato praticamente il test, che era settato al 70%, cioè chi rispondeva al 70% esattamente alle risposte poteva pensarsi di aver superato il test. Posso comunque riaggiustare la soglia per il superamento del test, andando sempre in componenti aggiuntivi, Subaru Advanced, Advanced Option. E qui mi dà, vedete, una percentuale del 70%, cioè gli studenti passano il test al 70, una volta che hanno risposto il 70% delle domande esattamente. Potrei anche abbassare la soglia un 60%, ad esempio, se con Submit. Per consentire agli studenti che hanno risposto per il 60% di ritenersi di aver passato il test. Questo è adesso andiamo a vedere altre funzioni di Flubaru. Prima di procedere all'invio dei risultati per mail agli studenti, posso dare un'ultima occhiata al foglio e a vedere che punti possibili erano 4, che la media del punteggio è stata di 2,50, che coloro che hanno inviato sono stati 4, e che il numero anche delle questioni basse, delle risposte basse, uguale a 0.
Posso anche vedere che il modello che avevo mandato con cui comparare i risultati non compare qui tra coloro che hanno fatto la submission e che coloro che non hanno superato il test sono segnati in rosso, gli studenti che non hanno superato il test. E, poi vado di nuovo in modelli aggiuntivi, in Blueberry, e come potete vedere posso sempre mandare agli studenti comunque un report per quanto per sui loro risultati, perché qui sempre in Flubaru ho una serie di possibilità di scelta di opzioni, share grade ad esempio. Ecco, mi dice di mettere mail address question, quindi nome, metto mail, e quindi di share via email allo studente, mandare via email il risultato del test. Posso includere un messaggio, potrei scrivere questo è il risultato del tuo test. Ok, continuo. Lui mi invierà quindi una mail agli studenti. Agli studenti arriverà un messaggio di questo tipo che indica il grado di superamento del test e poi le risposte corrette e incorrette a cui ha dato risposta. Come vedete. Il docente, osservando i risultati, può anche individuare i punti di debolezza generali nell'apprendimento della classe. E in questo caso posso osservare che gli studenti complessivamente hanno ancora delle incertezze su Hannah Arendt e questo mi sarà utile per sapere quello che devo fare per recuperare. C'è da sapere anche che con Flubaru posso inviare solo 100 messaggi nelle 24 ore, quindi se vado di nuovo in Flubaru e vado sempre in Advanced, check mail quota, mi saprà dire quante mail mi posso ancora permettere di mandare di oggi? 95. Ok. Ecco, ho finito.